che domani sarà impegnato al Friuli contro l'Udinese. La comitiva biancorossa è partita nel primo pomeriggio alla volta del Friuli. Stamane c'è stato l'allenamento di rifinitura e praticamente non sono partiti alla volta del Friuli appunto Castiglio, non è partito neanche Almirò, non è partito Barretto, ma sentiamo le ultimissime in questa intervista realizzata al tecnico del Bari, Bortolo Mutti. La vittoria della Roma condizionerà un po' la prestazione degli avversari, secondo lei? Sicuramente si è avvicinato molto all'Udinese, poi è una squadra temibile, una squadra ambiziosa. È chiaro che gli altri non staranno a guardare, per cui troveremo Udine per quello che è la realtà attuale, una squadra in salute, una squadra in grande forma e con grandi motivazioni. Al di là magari della classifica e della rincorsa che può fare la Roma su di loro o della rincorsa che possono fare loro sulla Lazio e così per la Champions. Per cui è un impegno che racchiude a 360 gradi tutti i rischi, però noi sappiamo anche che vogliamo andare a fare la nostra gara, insomma, al di là dell'Udinese. I tifosi stanno un po' metabolizzando questa retrocessione, però chiedono qualche soddisfazione in più in questo finale di campionato. Onorare, insomma, la millesima presenza in Serie A per il Bari, vincere il derby. Come sono messe le motivazioni, ragazzi? Ma guarda, noi lavoriamo con grande intensità, adesso stiamo lavorando sotto certi aspetti, in maniera non guardiamo la classifica, non guardiamo niente. Prepariamo la nostra settimana convinti di affrontare avversari che possiamo ben figurare e metterli in difficoltà. Questo sarà il nostro percorso, assolutamente. Poi non è nella mia abitudine, proprio come mentalità, anche come professionista, creare delle situazioni di abbandono e di rilassamento. Giocherà sempre la squadra più motivata, per cui questo i tifosi possono stare tranquilli. Col forfè di Alvarez è molto probabile che insomma, il gioco non si sviluppi troppo sulle fasce e magari più centrale. Ho letto bene la partita? Sì, adesso vediamo perché Alvarez poteva essere un esterno che poteva mettere in difficoltà a volte certe loro strutture, una loro struttura di gioco, questo 3-5-2, però così non è e per cui dobbiamo trovare una, diciamo, una situazione un po' diversa. Vediamo con Gezzalo, con Romero o con Riva trovare queste situazioni magari più, un po' più accentrate, essere bravi a comunque fare delle coperture esterne su questi loro esterni che effettivamente sono un po' al di là dei loro attaccanti e dei valori aggiunti. Le do un dato, il Bari ha battuto l'Udinese 7-0 80 anni fa però. È un dato molto lontano, un po' difficilmente da raffrontare alla realtà di oggi, statisticamente è una curiosità simpatica, però i tempi sono molto diversi. Grazie. Salve. Per affrontare l'Udinese, dato che la squadra friulana non dà molti punti di riferimento, soprattutto a quei Sanchez e Di Natale lì davanti che fanno davvero la differenza. Comunque proveremo ad ipotizzare la formazione anti-udinese nelle